buonasera, visto meglio tardi che mai, partiamo. Allora, la serata dedicata a che cosa? A un piccolo esercizio di informatica e di hardware in cui si voleva provare un po' il funzionamento dell'Arduino come sensore remoto che potesse poi inviare dati in un database in posto diverso per poi essere elaborati e visualizzati da un qualsiasi browser. Questo in una ipotetica situazione in cui ci fossero n sensori più o meno comandati letti e gestiti da vari Arduini in giro per la casa o per dove si vuole, che potessero infilare i dati sul database per successive valutazioni. Questa è una delle possibili architetture di sistemi in cui abbiamo sensoristica remota, e più che altro l'abbiamo fatta non perché sia intelligente di per sé, ma perché si dà un po' la possibilità a Sandro e a me che abbiamo messo su tutto questo ambaradan, Sandro soprattutto per la parte Arduino e hardware e io per la parte di database e di browser, e ci ha dato appunto la possibilità di sperimentare un po' di programmazione per l'Arduino, di capire come si può interfacciare qualche sensore sull'Arduino. Ci ha dato la possibilità di vedere come l'Arduino può inviare delle stringhe su internet, come queste stringhe possono venire recuperate da un server. Noi avevamo fatto un server lambda con Apache, PHP, che lo gestiva, dunque delle pagine PHP che servissero a recuperare il dato che arrivava da Arduino, un po' di MySQL per capire come funzionava MySQL, dunque gestire il database MySQL, anche questo sempre tramite PHP, e poi dopo la parte finale di utilizzare un paio di librerie, qua ne vedremo solo una, per dopo l'estrazione del dato, per riuscire a portarlo su un grafico e dunque anche su una parte non solo testuale di lettura sul web. E vediamo se riusciamo ad attaccarci all'oggetto. La prova finale sostanzialmente viene fuori, la pagina finale che viene fuori è sostanzialmente questa. Pagina molto semplice, in cui si sceglie il sensore, perché l'Arduino era stato progettato come primo esempio per avere un paio di sensori, uno di temperatura e uno di umidità, recuperare i dati che nel tempo l'Arduino continuava a scaricare, creare questo tipo di grafico che poteva essere poi gestito facendo vedere gli ultimi 5 minuti, tutto il periodo e via così. Questo per la parte grafica. Per la parte invece banale testuale, recuperare comunque tutte le informazioni che venivano gestite e infilate dentro nel database e tabellarle piuttosto che metterle su qualsiasi altro posto della pagina. E questo è la parte finale. Allora, come funziona il tutto? Allora, questa è l'architettura di base del sistema. Le schede, il sensore Arduino, Ethernet Shield, cioè la parte, chiamiamola minima, di sensore che spedisce i dati, può essere duplicata, cioè può essere resa grande quanto si vuole, cioè con n sensori. L'Arduino, il codice dell'Arduino, poi vediamo come fa a comunicare il tutto. Questi sensori appartengono a una rete che noi abbiamo fatto su una rete locale,
con una switch, un modulo recuperato, che poi tra l'altro lui buttava fuori i dati su via wifi, dunque la lettura si può fare via wifi. E questo è i pezzi che abbiamo utilizzato e che vedete ovviamente montati. Sensore di temperatura, l'Arduino, un router, un switch, quel che è, un switch di fatto, e la Raspberry che fa sia da database con i dati, sia da web server. Ovviamente database e web server potrebbero anche essere distinti tra loro, cioè si potrebbe anche pensare a un sensore che manda dati a un database che dopo vengono letti ed elaborati da un altro server ancora. Dunque si può anche distribuire di più la situazione. Per fare tutto, all'epoca un PC, la Raspberry, l'IDE di Arduino, nella parte di Raspberry montato PHP, MySQL, PHP MyAdmin come utility per la gestione del database e il server Apache o Apache. Prima parte, vabbè, cosa volevamo fare? L'hardware è sostanzialmente una resistenza che varia con la temperatura, che va ad essere un partitore di tensione. La tensione che varia in funzione della temperatura viene letta da un piedino di Arduino. L'Arduino avrà una parte di calcoli che riesce per trasformare il valore letto in tensione in un valore di temperatura che dopo verrà poi spedito. Questo niente di che. E questa è appunto l'implementazione del codice di Arduino di come viene letto questo oggetto. Cioè, si fa la lettura analogica del pin, si fa il calcoletto della VCC, float, insomma si fanno tutti i calcoletti che abbiamo visto sopra, e di fatto quella funzione lì, che viene chiamata come legge sensore, alla fine ritorna a temperatura come numero. Detto questo, noi abbiamo velocemente visto che in qualche modo la temperatura ci viene, l'Arduino riesce a recuperarla come dato, come numero. A questo punto il problema è come questa temperatura può essere inviata al mondo esterno. Allora, in questo caso noi l'Arduino ha una tra le n.000 librerie che ha, ne ha una che gestisce anche nello shield che porta la Ethernet, ha la sua libreria che permette di gestire appunto queste transazioni. E una volta caricata la libreria, nel codice dell'Arduino sostanzialmente vengono messe delle impostazioni che servono per pilotare e comunicare con questa libreria e con il mondo esterno. Sostanzialmente cosa abbiamo? Abbiamo una serie di variabili in cui è settato l'IP address del server, il gateway da cui vanno fuori i dati, la subnet, l'host e l'URL, che sono i punti sostanzialmente dove lui manderà le informazioni. Cioè, di fatto il nostro Arduino, il codice che ha fatto Alessandro, crea una stringa, dopo la vediamo, una stringa che fa un get del dato verso la pagina temperatura Arduino push data PHP. Cioè, va a puntare nel server remoto quella pagina
e dunque il server remoto, quando arriverà il get su quella pagina, comincerà a recuperare il dato. Dunque di fatto poi nel codice che vediamo, poi vediamo più in esteso, dopo tutta una serie di controlli che l'Arduino fa di tutti i suoi ragionamenti, alla fine cosa va? Va a chiamare una funzione in via dato che ha come ingresso il valore da comunicare e l'ID del sensore, perché avevamo pensato appunto di avere più sensori, quindi potevano essere sensore umidità, sensore temperatura, sensore del non so che, acceso, spento. L'Arduino si faceva tutto il suo loop, e ogni volta che chiami via dato può dire lì la variabile è stata chiamata umidità, potrebbe essere temperatura, sensore 5, umidità sensore 7, e via così, e dunque mandare via sempre lo stesso parte di codice che riceve i dati, che appunto come prima PHP, mandare via tutti i dati. La funzione invia dato che abbiamo visto prima, l'istanza di quella funzione, eccola qui. Funzione che fa, prende l'ingresso valore, un float, e un intero ID. Visto che abbiamo tempo ed è divertentissimo, possiamo vedere che fa una controlla se il client è connesso, cioè controlla se l'Arduino è stato piglia la connessione, dopodiché usa tutta quella serie di serial println che sono delle funzioni della libreria Ethernet tutto di Arduino, e costruisce una stringa che è serial print, è quello che va fuori, che si vede nel monitor, comunque sempre lì. Quello che ci interessa sono tutte queste client print, ed esempio sono una dietro l'altra, e sostanzialmente sono fatte in parte da parole chiave dell'HTTPS, cioè get, curl, punto di domanda, temperatura, ci infila il valore, che è una delle variabili che il programma di Arduino ha, contiene il numero da trasmettere, e commerciale ID uguale, di nuovo un'altra variabile che è il sensor ID, chiude con HTTP, HTHost e quel che va via. Fatto questo, l'Arduino ha spedito, ha creato questa stringa, sostanzialmente, get curl, valore di temperatura, tempo uguale al valore di temperatura, chiocciola id, valore dell'id, sono dimenticato, punto host, questo url è la variabile, è una delle variabili che avevamo inizializzato con dash ricevi temperature.php, e dunque alla fine di tutta la fiera l'Arduino butterà fuori sul cavo di rete, sulla rete, butterà fuori questa stringa. Questa stringa è una stringa che il server web riesce a intercettare e la tratta in una maniera particolare. Dunque, no. Questo tipo di gestione col get è uno dei tre metodi che abbia appunto la gestione HTTPS per la comunicazione dei dati, che sono il get, il post, mi pare, e il cookie. Le differenze sono sostanzialmente, cioè questi sono i modi di lanciare verso il server delle informazioni, sono il get è tutto in chiaro, infatti tutte le variabili che io trasmetto, tempo uguale, id uguale, il
valore, sono tutti valori che vengono, che si vedono in chiaro, viaggiano in chiaro sulla rete, però hanno la possibilità di essere mantenuti sulla memoria del browser. Se fate caso, quando viene fatta una richiesta su Google, una qualsiasi query di richiesta, la richiesta parte via con la stringa che viene inviata, parte via con un qualcosa del tipo get, maretti, la chiave, punto di domanda, nome della chiave, uguale, valore della chiave, via così. Vediamo se hanno tanta voglia di parlandone. No, non si può fare perché sono sull'altra rete, comunque non lo vediamo. Questa è la 5. E dunque l'Arduino ha finito il suo lavoro. Fa il suo loop, periodicamente lancia queste stringhe verso quella pagina PHP e va avanti per il fatto suo. Nella via minimale l'Arduino in questo caso non sta registrando nessun dato, non ha, è come dire un oggettino abbastanza stupido nella sua funzione, non ha lui la gestione, chiamiamola così, della pagina web, e dunque è un codice minimale. L'altra possibilità potrebbe essere, come ci sono altri esempi, in cui è l'Arduino stesso che fa da server web e dunque presenta la pagina. Non è questo il caso. Fatto ciò, cosa abbiamo? Questo, e poi lo posso anche vedere più profondamente. A questo punto abbiamo il lato server. Sul lato server, cioè sulla Raspberry, c'è la fascia con l'estensione PHP. PHP è un linguaggio di programmazione, scripting, che gira e viene interpretato sul legato al server Apache e che permette di fare parecchie cose. Sostanzialmente PHP cosa fa? Fa sì che la pagina che il server web poi confeziona e invia al browser che la richiama, che la chiede, possa essere variata in maniera dinamica. Variata in maniera dinamica con una programmazione che è all'interno della pagina stessa. Dunque in un codice, in una pagina, la pagina HTML che il server Apache vede, ogni tanto troverà dei tag che sono segno di minore, punto di domanda PHP, su cui all'interno del quale c'è il codice PHP che viene interpretato appunto da PHP stesso residente su Apache, che fa tutti i suoi conti e modifica di fatto in maniera dinamica la pagina HTML. Lato utente, cioè quando io vedo il documento sul browser, vedo solo puro HTML, cioè tutto quello che sta facendo il PHP lo fa sul server, non lo sta facendo sul client, sul browser. Questa è una differenza ad esempio con il JavaScript. JavaScript è un qualcosa che invece gira in locale sul mio browser. PHP appunto è un linguaggio di programmazione, ha tutta una serie ovviamente di statement, comunque i cicli for, if, tutte quelle cose di belle di programmazione, ma nel nostro caso, per quel che vediamo adesso, che c'è importante da capire, saranno l'indicazione delle variabili, cioè dei contenitori che contengono i dati che poi andiamo a pubblicare. Questo è un esempio. Una pagina di HTML al cui interno ci sia un pezzo di PHP che dice dollaro codice utente uguale numero, punto virgola, dollaro nome utente uguale una stringa, altro codice che farà, che deve fare, anche nulla,
Poi nella pagina, HTML, stesso pezzo di PHP, troverò HTML, id, titolo, tutta quella roba lì che mi costruiscono, che sono i tag che mi costruiscono di HTML. A un certo punto nel corpo body troverò di nuovo questo, questa attenzione che mi dice server web, adesso per cortesia vai a richiamare l'interprete PHP e vai a fare quel che vai ad utilizzarlo come codice di programmazione. E in quel punto lì vedete c'è un pezzo di codice che dice print questa stringa, print un'altra stringa. Le stringhe come sono fatte? Beh, la stringa non è altro che un pezzo di codice HTML in cui al cui interno posso inserire delle variabili che hanno, il cui contenuto può essere modificato dinamicamente. Dunque in questo caso quando faccio il print H2, cioè un titolo 2, utente codice uguale codice utente, al posto di codice utente verrà sostituito il numero 537 quel che è, e dunque nella pagina finale che il mio browser riceverà vedrò solo body H2 codice utente codice 2.537 linea dopo H2 nome utente uguale Giacomo H2 body HTML. Cioè di fatto io non vedrò quando mi viene restituita, quando il mio browser leggerà gli arriverà la pagina, vedrà solo codice HTML. Tutta questa parte viene fatta dinamicamente dal server prima di inviare la parte. Veniamo veniamo a capire come questi dati che l'Arduino ci aveva inviato vengono intercettati da PHP per fare tutti i ragionamenti che ci deve fare. Allora, PHP riceve i dati dal browser con la funzione, una funzione request. Questa restituisce un array, cioè un contenitore in cui tutti questi dati sono infilati dentro e che di default di solito tiene i dati che arrivano dalle stringhe get. Allora, esempio più generale, io potrei avere in un form tipico di una pagina una scrittura del tipo input type text name nome parametro, questo è un codice HTML che crea la casellina con il font dove si va a inserire il dato. Quando io lo leggo, questo dato che l'utente mette nel browser, poi lo vedrò richiamandolo all'interno del codice PHP con un pezzetto di codice del tipo $request nome parametro. Questo fa sì che riesco a recuperare il dato che mi è stato infilato dentro e poi, una volta che ce l'ho sul nome parametro, posso utilizzarlo all'interno del codice PHP per, come fosse, come abbiamo visto prima, con il valore che gli è stato dato dall'utente. Nel nostro caso la faccenda viene gestita così. Allora, noi abbiamo questo che è l'Arduino push dato PHP, che era il file, la pagina PHP che veniva puntata dall'Arduino quando lanciava i comandi, cioè lanciava le stringhe. Questa stringa get lanciata verso questa pagina fa sì che il server appunto richiami questa pagina, e questa pagina ha un codice in PHP che fa che cosa. Allora vediamo un po'. Fa un primo controllo, mi dice se $get temperatura, che era quello che gli stavo mandando,
non è vuota, il set vuol dire fa un controllo se è settata quella variabile. Se è settata, assegni al variabile dollaro temperatura, che è il nome con cui vengono identificato la variabile all'interno di HP, a dollaro temperatura dai Q, cioè la valorizzi, gli carichi il dato che è arrivato sulla stringa get, sul posto tempo. Allora, la stringa che era partita era punto di domanda tempo uguale un numero. Quando il server legge questa stringa, siccome è get, c'è la parola chiave get, cosa fa? Piglia tempo, crea un array, un contenitore, che è tempo uguale il numero che c'era dopo l'uguale, id valorizzato con il codice, con il numero interno che gli era dato. E questo io posso poi trasferirlo alla variabile dollaro temperatura e dollaro sensor id, appunto con quella scritta sget tempo, sget id. In questo momento, facendo così, adesso sono arrivato al punto di aver trasferito il dato che Arduino mi aveva mandato, me l'ha trasferito all'interno di una variabile che sto usando nel programma che gira sul server. Questi due dati, temp e id, mi servono perché? Perché sono i dati che adesso vado a infilare dentro sul mio database. Anche qui mi è necessario PHP, perché PHP ha delle librerie, delle funzioni, in questo caso delle librerie, di oggetti che sono fatte appositamente per interfacciarsi con un database, nel nostro caso era un MySQL, potrebbe essere anche qualsiasi altro database, e lanciare verso questo database una stringa di codice SQL, cioè il linguaggio usato dal database, per inserire, per popolare delle tabelle. Allora, in questo caso io ho la funzione che dice prepara la query, alla fine della fiera di tutto questo SQL 1 uguale dollaro PDO e poi l'esecuzione della query, di fatto cosa succede? Succede che io vado sul mio database MySQL e, come fossi la tastiera, gli faccio il comando insert into tabella temperatura valore sensore con i dati che stanno in dollaro temperatura e dollaro sensore. Credo non sia chiaro. La riga insert into temperatura o altro è proprio una riga di SQL in cui dico vai a inserire in che tabella temperatura, questo vuol dire che nel MySQL ci sarà, è stata preparata una tabella temperatura che aveva due campi, uno con il campo value temperature e un altro sensor id. Su questa tabella io devo andare a mettere dentro il valore temperatura e l'id del sensore. Questa è la stringa di comando SQL che dice inserisci nella tabella temperatura due valori nei campi value temperature e sensor id, due valori, quali valori? Quelli che avevo precedentemente, sono stati precedentemente caricati nelle variabili temperatura e sensor id. Dunque, ogni volta che l'Arduino manda un dato, cosa succede? Manda questa coppia di dati, temperatura 25 gradi, sensore 1, chiama questo file, questo trasferisce 25 gradi sensore 1 sulle variabili temperatura e sensore id, queste due vengono passate dentro quella stringa per costruire quella stringa che viene lanciata verso il database. A quel punto il database ha un comando, come fosse stato fatto da tastiera o da terminale o da
sistema identitario, carica i suoi dati. Detto questo, siamo arrivati al punto in cui i dati, l'Arduino li ha spediti, il server li ha ricevuti e il codice del PHP è riuscito a infilare dentro i dati nel database. Particolarità del PHP, di come abbiamo scritto, a chi può interessare, è che siccome di codice PHP ce ne può essere parecchio e magari alcune attività vengono ripetute in maniera è normale avere delle direttive include in cui praticamente io parto da una pagina PHP, richiamo con include il nome di un altro file PHP e dunque posso, come dire, invece di fare un unico paginone che ha tutto il codice PHP, questo pezzo di codice PHP che per comodità o sono ripetitivi o vengono usati in più parti, posso spezzettarli e dunque poi ricostruirli e richiamarli in maniera semplice nella pagina. Ad esempio, in questo caso, vediamo qua, c'era questo include db.inc.php. Di fatto questo qua, questa striscia qua, vuol dire che io vado a richiamare un pezzo di PHP che mi serve per accedere al database. Questa attività è un'attività che io farò mille volte, cioè ogni volta che mi arriva informazione, io vado a connettermi al database e mando il dato, poi mi sconnetto e vado via. Da qualche altra parte, quando leggerò il dato, io dovrò avere un PHP che anche lì mi va a connettersi al database, leggermi i dati e chiudo la connessione. Questo pezzo di connettiti al database è una cosa ripetitiva che viene sempre fatta, viene usata in varie parti e dunque è stato infilato in un pezzetto di PHP separato anche perché ho la possibilità di gestirlo in maniera più comoda. Ad esempio, sulla definizione di questo ci sono le credenziali per poter accedere al database, dunque ad esempio localhost, la password, l'utente del database con cui mi attacco. Se io queste stringhe le utilizzassi, le copiassi su ogni pezzo dei PHP che vanno a gestire un database, avrei il nome dell'utente o delle cose ripetitive e continuo a farle girare dappertutto e dovrei ricordarmi di modificare dappertutto. Facendo così ho un unico oggetto su cui ci sono le credenziali di accesso, per dire. Di fatto questo pezzo di PHP ha definito queste costanti sostanzialmente, che sono host sarà uguale a localhost, user sarà uguale a temp user, password temp user password e via così. Questo fa sì che la funzione di la funzione per connettersi al database la chiama una volta sola, mi dice creami nuovo oggetto, connessione al database, mi crea questa stringa, SQL, host, localhost, db name, temperature, user e password. Questa stringa sostanzialmente è quella che mi fa accedere e aprire la connessione con il database. Una volta che l'ho aperta, posso andare a fare. Ha senso che io possa riuscire a comunicare, cioè a farmi leggere dal database questa stringa. Prima devo connettermi, poi posso lanciare questa stringa. Il foglio complessivo, cioè quello che abbiamo visto all'inizio, dove veniva fuori i loghi, la scelta
del sensore, la tabella e il grafico, sostanzialmente un'unica pagina che si chiama index.php, perché è quella che scrivendo sul browser la root viene richiesta, cioè viene, va di default, cioè l'index. Questa qua avrà, richiamerà tre sotto oggetti sempre scritti in pezzi di PHP, in cui ritroviamo db.inc. Questa ci servirà per accedere al database, e questa poi sarà la pagina che va ad estrarre i dati dal database per pubblicarli. E mi richiama altri due pezzi di PHP, la tabella riassuntiva e il float example, che è quello che mi fa il grafico. Perché? Perché la tabella riassuntiva è stata fatta in modo che venga, c'è una possibilità di farla in maniera dinamica, cioè è un pezzetto che crea una tabella riga per riga. L'unica cosa interessante è che di fatto questo index.php è l'oggetto che contiene PHP, che adesso va a leggere i dati dal database. Fino adesso siamo arrivati a inserirli dentro i dati. Allora, giusto per non, poi dopo se volete ne si può parlare, però di fatto cosa succede? Succede che la mia pagina PHP avrà una sequenza di richieste, di creazioni, di query sulla tabella sulla tabella temperatura dove ci sono i valori, i risultati li andrà a caricare su variabili all'interno del PHP che poi verranno utilizzate per essere sostituite nei pezzi di codice HTML al posto dei numeri HTML. Ad esempio, in questo caso abbiamo la preparazione di un comando SQL, una query SQL che chiede, seleziona il massimo max del valore temperatura dalla tabella temperature, dove il sensor ID sarà 1, 2, perché il risultato, che appunto sarà questo max temperature, cioè il valore massimo della tabella del campo temperatura, poi verrà alla fine inserito su questa variabile PHP dollaro max temperatura. Poi dopo nel PHP questo dollaro max temperatura lo posso richiamare tutti i punti che mi servirà a sapere dove dovrò mettere il valore massimo della temperatura di quel sensore. E questo ovviamente ce ne saranno, visto che abbiamo visto il massimo, il minimo, i tempi, ci saranno tutti questi oggetti. Dunque questa sarebbe la query che va, se dovessi farla da terminale su MySQL. Di fatto è la stessa che mi trovo all'interno del codice PHP, ma che di fatto fa sì di mandare la stessa query, perché sarà un select max value temperature from temperature where sensor. L'unica cosa è che questo valore, che se lo do da terminale devo metterlo direttamente sul PHP, c'è questa gestione che ha PHP, permette di mettere una specie di segnaposto in cui viene dinamicamente modificato, però sostanzialmente poi al server MySQL arriverà una stringa di questo tipo a cui mi rispondo. Che altro? Beh, qua niente di particolare. Se vogliamo vederlo un po', vediamo dove siamo.
questo è il pezzo di, allora questo è index PHP come fatto. Allora l'index PHP nel suo complesso come viene fuori? Beh, come vedete è un pezzo di, cioè sono pezzi di HTML, come fosse una pagina HTML, più o meno, in cui ogni tanto, ho commentato in maniera selvaggia per tentare di capire quando non si faceva, come funzionava e perché non funzionava, visto che per noi era il primo approccio. Vediamo dove ci sono. Ogni tanto ci sono queste query. Seleziona data, il valore di temperatura, seleziona select around average, questa fa una, sono istruzioni chiamate di SQL in cui vado a chiedere a SQL che mi dia il valore medio arrotondato di tutti i dati nel campo temperatura, oppure che mi dia, come ho visto prima, il massimo o il minimo valore di temperatura. Tutti questi dati, poi tutte queste variabili alla fine dove vengono infilate dentro? Vengono infilate dentro, vediamo se le troviamo. Eccole qua, ad esempio, questa poi è stata commentata, ma di fatto venivano infilati dentro su come valori da sostituire nella tabellina, cioè nel codice HTML che crea la tabellina. Vediamo se la troviamo qui. Tabella di rilevamenti HTML PHP. Questo è il pezzo di codice che viene all'interno di index, a un certo punto viene anche richiamata tabella degli elementi, che era una tabella che li faceva di riga in riga, oppure la tabella riassuntiva, in cui anche qua è HTML formattato. A un certo punto cosa faccio? Quando devo mettere dentro i dati, richiamo l'istruzione PHP, punto di domanda PHP, dunque lo sta avvisando il server che questo sarà codice PHP, echo, che è sostanzialmente il print del PHP, dunque pubblica il valore di etichetta name, etichetta nome. Dunque questa stringa qua viene trasformata dinamicamente in il valore che etichetta avrà assunto dalla query che in qualche punto è stata fatta, e dunque ci sarà il nome dell'etichetta, massimo come testo, fine tabella, cioè riga tabella, massima temperatura, etichetta simbolo, e avanti così. Ad ogni, tutte queste variabili verranno sostituite dai dati che il MySQL ha istituito al PHP li infila qua e crea dinamicamente la tabellina che avevo visto prima, che dovrebbe essere
personal like a wireless. So personal like a wireless, they are all alert. Abbiamo questo in case. Questa in case, vabbè, sostanzialmente quella tabellina lì è questa qua. Cioè, tutti questi dati qua, che adesso sono più o meno casuali, sostanzialmente sono i dati che erano stati restituiti dal database e qui poi pubblicati come valore. Se adesso questo oggetto qua ovviamente me lo guardo, come vedete qui non c'è più traccia del codice PHP. Tutti i dati, cioè tutti i numeri sono stati trasformati in stringhe, numeri o altro. Comunque lato utente io non vedo nulla di tutto quello che il PHP sotto il server ha gestito e formattato. E questa è una cosa abbastanza diversa da quello che invece è una gestione JavaScript. Questa pagina qua, ad esempio, questo oggetto qua invece è fatto in JavaScript. Se guardate, JavaScript invece è tutto sul lato, è tutto fatto sulla mia macchina, non è tutto visibile sul lato utente, lato voce. E nell'esempio, nella prova che abbiamo fatto, abbiamo provato a usare due tipologie di visualizzatori, di tools grafici per ottenere questi grafici sulla pagina. Uno che è appunto questo qua, che è JGraph, mi pare, si chiama JGraph, e un altro invece che era JPGraph. JPGraph invece anche è fatto, JPGraph invece è fatto anche lui in PHP e dunque sostanzialmente lavora lato server e dunque cosa fa? Prende i dati, si elabora i dati, fa un JPEG e pubblica un JPEG. E dunque sostanzialmente non vedo, cioè l'immagine che vedo, mentre qua è fatta sostanzialmente da JavaScript, quello è una JPEG. Infatti si vede sul codice che c'è un tag. Image source. Esatto. E lo lascia. Il vantaggio potrebbe essere che serve per riguardare spesso. Allora, una cosa prima di ricaricare c'è una cosa anche importante da dire. Questa struttura che è stata fatta ha un'impostazione filosofica in cui sono io utente che mi collego a vedere cosa fa la mia centralina, ma sto guardando dati storici, dunque non sto vedendo in tempo reale cosa sta succedendo. Io per vedere in tempo reale dovrei mettermi qui e fare l'F5, cioè ricaricare la pagina. È vero che ci posso anche fare qualche ammenicolo sulla pagina, sul HTML, sulla pagina per farla scadere, farla ricaricare. Però di fatto è sempre non è un tempo reale, cioè non è l'Arduino che mi sta dicendo ho cambiato qualcosa, sono io che vado a vedere se è cambiato qualcosa. Questa è una delle impostazioni che è anche un limite di questo oggetto. Ad esempio, se io qua dovessi comandare qualcosa, sto lanciando comandi all'Arduino, sto solo vedendo cosa è successo. Sono altri, per fare una struttura di questo tipo bisogna un po' cambiare la configurazione, il database sì, ma il SQL non ha più senso in questo nuovo invece.
perché già scrivere piuttosto che l'altro, onestamente io non sono un tecnico da web, non è che ho una grande esperienza di questa roba qua. No. Beh, in questo caso dipende cosa possiamo fare. Cioè, in questo caso non ci sono calcoli, quindi mi vengo a dire le cose lo stesso. Invece se ci sono dati che vengono elaborati, fatti dei calcoli e poi visualizzati, di solito si tende a farli fare a PHP, perché se li fai PHP e JavaScript, può essere che i calcoli siano diversi, perché fanno le approssimazioni in modo diverso. Perfetto. Questa è una cosa. Ad esempio una cosa che ci ha fatto impazzire è la gestione delle date. La gestione delle date pare che veramente sia stata fatta da personaggi squinternati, perché MySQL metteva le date con una certa logica. PHP li capisce in tutt'altra maniera. Cioè, è stato un dramma riuscire a mettersi d'accordo su anno, mese, giorno, millisecondi dal 1970, no, da sempre. Cioè, sì, ma anche MySQL ha diversi formati data. Sì, vari formati, ha funzioni per trasportare i dati l'uno nell'altro. Però non c'era l'RTC su Arduino, se non si aggiungeva anche quello. Infatti è stata una delle cose che c'era. Ma c'era un capito, cioè quando tu vai a scrivere temperatura e sensori di e il tempo, cioè la rosa dell'altura, se la prende SQL. SQL, cioè quando tu vai a scrivere praticamente MySQL è stato fatto a il database MySQL si aspetta di avere sostanzialmente ha il dato temperatura, il dato ID e un campo data, un timestamp, che però è del server MySQL. Dunque non è automatico, non se lo piglia in automatico. Dunque non è né Arduino che gli dice quando è arrivato, né. Però tu dopo vai a leggerlo. Io dopo vado a leggerlo, dopo lo fai. Dunque l'Arduino di fatto ha due dati. La tabella, vediamo se la riusciamo. Dobbiamo stare attenti perché anche la Raspberry non ha una, diciamo, posso dire, un tamponamento di quello che potrebbe essere il data block, per cui se connessa a internet si sincronizza poi la data, se è la data reale, altrimenti inizia a contare a zero, per cui ecco, bisogna avere la cortezza di mi connetto oppure metto a mano la data. Quella reale e allora va avanti in vita, se no deve fare una connessione internet per sincronizzarsi con la data. Sì, 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 la data in effetti bisogna stare un po' attenti a cosa fa. Io non mi ricordo mai la password, però adesso vediamo se la ecco. No. Allora, tanto non so se è tutto giusto. No, c'è un'altra cosa che sto qui. No, sono andato a casa. Sì, sto Non so cosa vedo. Non capisco. Ti hai il dente? E la Raspberry la spazio. Infatti, ecco. Qua siamo dentro sulla Raspberry, questo è. E se potete dire? Sto mano adesso, cioè. No. Ci siamo, allora, sul bottone. Sensore temperatura e per la cosa l'ho anche scritto memoria select asterisco si faceva dato un secondo che mi ripiglio la cranio Describe. Thank you.
questa è la tabella che viene usata, dove c'è i di temperature, la data, il valore e il sensore. E dunque praticamente abbiamo i di temperature che è automatico, messo, cioè è un contatore, ecco, sostanzialmente lo butta chiave primaria e si arrangia MySQL. Data temperatura, anche questa è un tipo timestamp, dunque lo stesso MySQL che si arrangia e fila là dentro, mentre valore temperatura e sensor ID sono effettivamente i due dati che vengono caricati. In questo caso ogni quante letture allora di temperatura? Poi è l'Arduino che gli dà il ticket del tempo, c'è praticamente un target su Arduino che ogni ho messo ogni 10 secondi manda via un dato, ma è programmabile solo di minuto per dato. Esattamente, è proprio l'ovvio. Sì, sì, cioè, tanto per caricare. E questo è tutto. Detto questo, noi ci siamo anche divertiti. La cosa funziona chiaro, ovviamente la portiamo in giro da anni perché è l'unica cosa che non mi fatto da anni e la rivediamo oggi. A parte che come architettura è abbastanza bella perché Arduino puoi tagliare 10, 20, quello che vuoi. Sì, infatti, oddio. Devo provare i sensori. Infatti, come idea di avere un database remoto su cui io posso caricare appunto informazioni di n sensori che possono essere anche diversi, perché ovviamente qua noi all'inizio avevamo previsto, infatti lo vedete, si chiamano data temperatura, valore temperatura, dopo abbiamo detto, insomma, se ci attacchiamo il sensore di umidità e un numero, tanto io so che il sensore 1 è, potrei anche farmi comunicare ad Arduino che tipo di sensore è, perché potrei dire sensore 1 di tipo umidità e gli comunico il dato. Dunque io dopo posso tranquillamente recuperarmi, fare tutti i miei filtri, tirare su solo le temperature, solo il sensore. O anche dei semplici eventi. Sì, di fatto il fatto di avere un database a parte su cui strutturato in una un po' più di raziocinio, ma insomma di fatto il database recupera tutti i dati che gli Arduino gli vogliono mandare e da quel punto di vista poi l'Arduino può essere una cosa che mi dà dati continui ogni mezz'ora, ogni evento, non c'è più nessuna. C'è più un comando per svuotare il database o accumula tutti i dati? Sì, allora ad esempio sì, dopo ci sono MySQL, ovviamente ha tutti i comandi di gestione del database, dunque pulisci, cancella, tutto quello che vuoi. Ad esempio potrei fare una pagina dell'amministratore in cui lancio sempre da remoto, in cui lancio dei comandi, in cui non so, faccio cancelli dati più. E pulisco tutta la tabella da ogni 10 secondi diciamo visto la preghiera diciamo 18.000 rotte registrazioni per cui sì ma lì dipende. Allora una cosa è che svincolo, ma siccome di fatto poi il database in che spazio là dentro un concetto di data logger abbastanza è spostato su un server che potrà avere un disco da terabyte, non potrei avere anche non me ne intendo, ma se tu potevi fare una statistica della media delle temperature dall'inizio del record, cioè, se le grosso il sapere non potrebbe più, cioè no. Cambia la sì, ovvio che più dati ha più cemento, però sono sempre tempi relativamente veloci. Cioè se pensiamo ai database che sto usando la parte geografica di Geo quel che l'è, cioè ci sono database che fanno paura sul cioè,
cioè tutti i punti che fa la, non so, la costa adriatica o delle mappe del mondo, penso siano milioni di punti di XY. Quindi la scusa adesso è la temperatura, l'umidità, però qua non so, potresti mettere sensori di prossimità, magari sì, se ne è diversi, quando c'è una logica che tra due c'è un contatto eccetera, magari puoi attivare, che so, la luce, la telecamera. Qua si può, diciamo che allora il l'architettura fatta così sostanzialmente ha un'ottica di tipo data logger, cioè metto i dati da qualche parte per analisi futura, che ovviamente può anche andare bene per fare cose di questo tipo, però se fosse un allarme, fosse qualcosa di più interventistico, probabilmente lo implementerei direttamente sulla stoccare dati, però probabilmente un Arduino ci puoi aggiungere qualsiasi tipo di sensore. Infatti qua c'era anche un Arduino, anche parte di dopo si fa solo un lettore di smart card, la telecamera attaccata all'Arduino. Tutto puoi metterci anche la telecamera, però conviene in quel caso usare un Raspberry, che è già qualcosa di diverso. Sì, no, diciamo che l'Arduino ti può servire per fare da sensori per dopo causare delle azioni, sì, eccetera. Non so, vuoi fare un impianto idrico che se manca l'acqua, lui comincia a fare già una rotella che butta l'acqua nella. Quelli sono, come dire, comandi e retroazioni locali. Sì, sono, questa parte qua era più. Quindi usano l'Arduino a questo, fa da sensore da. L'idea era quella più di la open hardware, certo. Se invece parli di programmazione, quindi il rilevamento camera, il rilevamento del movimento, quindi in questo caso magari utilizzare cose software tipo motion, lo installi in una Raspberry e con la telecamera poi devi fare quello che vuoi. Noi abbiamo fatto con un server e ci mandiamo, se il documento in istanza ci arrivano 2000 mail dell'immagine delle persone che andavano. Quindi ci dimentichiamo noi di disattivare l'allarme e ci facciamo un fotografico di prima. Ad esempio, in questo momento sta registrando, continua a registrare il comando, questo ad esempio è selecta tutto da temperatura e questi sono i dati. Diciamo che stavolta è stato fatto così. Io per esempio sto giocando parecchio con la Raspberry, mi sono comprato un kit di sensori relè e mi sto facendo con PI-Log, che è una distribuzione free, mi sto facendo comandi per la porta di casa, eccetera, eccetera, anziché uscire con le chiavi apro col telefono. Questo, oddio, anche questo qua credo consente di addirittura loggare i MAC address che aprono. Questa è già una cosa un po' più strutturata. Infatti, e quindi è un controllo di sicurezza, perché vede chi è stato ad aprire la porta. Sì, posso anche filtrare il MAC address, per esempio in casa mia la posso chiudere io, mia mamma, mio fratello, mi sono arrivato. Sì, ci siamo. E poi sì, tu padre. Hai usato telecamere? No, al calcolo che. Perché io ho cercato un po' in internet e mi sembrava che quelle buone fossero Axis. Mi è arrivato il kit la settimana scorsa, l'ho sbagliato. L'altro ieri ho collegato due figli e mi sono loggato, basta. Già gli hanno detto che hanno una vita sociale poco. Sì. Questa poi di sbizzarrirsi, che va collegando un lettore di smart card, uno potrebbe abilitare ad esempio delle attività particolari, loggare e avere gli accessi di sicurezza. Non so se vi ricordate, quando abbiamo fatto Linux Day, avevamo fatto un discorso di machine learning per l'acquisizione di dati di temperatura. Io ci memorizzo quando entro praticamente, l'ora che entro data dal mio codice smart card, il sistema potrebbe acquisire e memorizzare le mie abitudini e adattare e regolare la temperatura in funzione di quelle che sono le mie abitudini memorizzate. Quindi c'è, cioè, da qua volendo uno può sbizzarrirsi nelle maniere. La cosa, ad esempio, la cosa che poteva essere divertente può essere che questi possono essere molti sensori legati al solo Arduino, dunque molti sensori collegati a internet di poco valore,
piuttosto che avere una Raspberry che ha n sensori lei. Cioè dipende sempre da cosa si da il kit da cosa si vuole fare. Il kit che ho preso io costa 40 euro spedito. Poi mi è capitato sensori sensore di umidità, sensore di movimento, sensore quelli per capirci quando si aprono il niente. Ne ha 3 o 4, poi io non ho neanche sbagliato. Come si chiama? Guarda il sito raspberrysolution.co.uk. Allora. Mi dicevano che con Arduino, per esempio a Padova, un ragazzo di mia parte da passare a Padova, eccetera, hanno fatto su una telecamera che si apre il cancello solo se passano davanti le macchine con le targhe dei proprietari della casa. Quindi Arduino. Mi sembra un Arduino. Perché riconosce. Cioè, il riconoscimento del targo con l'Arduino? Sì. Non mi sembra qualche confusione con Raspberry, però mi sembra che abbiamo parlato della moto di leva, a meno che anche ricordate la scritta della camera dell'acqua, che sia la targa, che io ho rubato il cellulare, la cena, che sta bene, la pasta, che sono la targa. Sì, ma il riconoscimento della targa, della foto... La deve fare la Raspberry, ah, ecco. No, non so perché se ho capito male. Pure, no. Anche Arduino è sotto le camerine, ha voluto portarlo. Sto solo pensando. Come diceva, per svuotare, visto che stiamo giocando, ho detto un kit, che temperatura. Se vuoi ogni tanto se vuoi svuotarlo c'è il comando truncate che è già svuotato, nel tempo di svuotarlo ho già fatto tre. Anche il comando truncate può essere dato volendo da Arduino che legge un particolare comando ma anche l'istruzione SQL dà il comando di svuotamento. A me interessava più che altro provare a vedere i vari linguaggi di programmazione, capire un po' del PHP, un po' di questi oggetti qua, come funzionava, ad esempio la gestione del database. Abbiamo scoperto che c'è stata anche un'evoluzione di PHP. Prima PHP aveva delle librerie in cui l'aggancio al database era fatto proprio con funzioni, adesso invece è una cosa deprecata, stanno usando questo sistema che hanno a oggetti, di programmazione ad oggetti, dunque viene fatto un'istanza di un collegamento a MySQL. Dunque c'è un aggiornamento. Sì, no, per dire ci siamo cose di questo tipo, no? Per noi era un mondo del tutto nuovo, perché no? Il C di Arduino, sì, va bene, il C, insomma, almeno qualcosa ci se lo ricorda almeno, ma insomma, ci siamo andati avanti. Sulla parte appunto del PHP, il MySQL, per noi erano zone un po' nuove, volevamo, cioè, studiare un attimo dando una finalità più materiale, diciamo. Poca fantasia. Ecco, grazie. Grazie a te.